Roberto Fico, buongiorno. Buongiorno deputato, buongiorno. Del Movimento 5 Stelle. Un tempo avrei detto membro del direttorio, ma il direttorio non esiste più, vero? Stiamo parlando di tanto tempo fa. Era l'infanzia del movimento. Adesso il movimento è adulto ed ha un suo candidato premier che è Di Maio. Dopo ne parleremo con Fico, perché con Di Maio i rapporti non sempre sono stati lineari. Ma Fico, noi partiamo dal fatto del giorno. Non sono stati sempre lineari, poi ci possono essere anche. No, ma ne parliamo dopo. Senza problemi. Sì, no, ma certo, diciamo, confronto politico ci mancherebbe. Certo. Però ecco, partiamo dal tema del giorno. La legge elettorale, ieri appunto, fiducia anche al Senato, oggi 5 voti di fiducia su altrettanti articoli, domani voto di fiducia finale sulla legge, che a quel punto, se non ci sono intoppi, diventerà legge dello Stato, quindi avremo una riforma della legge elettorale, il Rosatellum, il Fatto Quotidiano lo chiama il Fascistellum. Voi come lo chiamate? Che cos'è questo ennesimo colpo di mano, come viene definito, del governo e della maggioranza? Al di là del nome che si può dare a questa legge elettorale, il punto principale è che dopo tanti anni in che l'Italia combatte per riavere la possibilità di poter votare i propri parlamentari, ovvero mettere all'interno della scheda la preferenza, oggi noi avremo un Parlamento di nuovi nominati. Sì. E quando il Parlamento è composto da nominati e le liste sono fatte solo dai segretari di partito, significa che c'è anche un rischio di infiltrabilità, di che magari più incandidabili si possano candidare, perché sono frutto non della qualità, della bontà dei parlamentari, ma piuttosto di accordi all'interno delle segreterie dei partiti politici, che possono poi trovare una strada per far candidare chi vogliono loro. Voi Movimento 5 Stelle come farete le liste? Con le no, primarie? Noi comunque faremo le parlamentari, che abbiamo fatto nel 2013, quindi senza alcun problema. E questa quindi è una legge elettorale assurda, ma oltretutto a pochi mesi dalle elezioni nazionali si parla di legge elettorale, si cambia la legge elettorale e addirittura si mette la fiducia sia alla Camera che al Senato. Sì, e io vorrei sì. spiegare a tutti che la fiducia significa che il provvedimento deve essere votato così com'è, non può essere migliorato, non può essere emendato, ed è quello che noi non possiamo più fare, perciò protestiamo in tutti i modi. Ecco, protestiamo in tutti i modi. La prima protesta, al di là poi di quelle di piazza, perché anche oggi ce ne saranno ancora, riguarda diciamo le istituzioni di garanzia. Voi fate un appello a Mattarella, giusto? Oggi sì. c'è un'intervista anche a Di Maio su Repubblica di Annalisa Guzzo-Crea, ma Di Maio dice Mattarella non sia complice della riforma elettorale. Ma Fico, vi aspettate veramente che Mattarella possa non firmare questa legge? È chiaro che sarà probabilmente molto dura, per essere onesti fino in fondo, però noi lo chiediamo con forza, chiediamo un po' di senso delle cose a Mattarella, soprattutto sulla legge elettorale, che è la legge che regola la nostra vita democratica, e bisogna agire. Mattarella deve ascoltare il grido di un'opposizione principale, l'opposizione principale del paese, perché questa legge è davvero fatta per i partiti principali, per alcuni partiti principali, per poi riuscire a fare un governissimo. Io credo che l'accordo già ci sia oggi, per quanto ne dica Berlusconi, dicendo che non è nella loro idea non fare accordi o fare governissimi. È chiaro che questa persona è un bugiardo matricolato. Cioè lei dice che Renzi e Berlusconi hanno già stipulato un patto tra di loro. Ma sì, non c'è dubbio, nel senso che fotografano la situazione attuale, guardano i sondaggi, si fanno la loro legge elettorale e di conseguenza dopo faranno una cosa. Cioè la maggioranza, questo è quello che dice un po' oggi Barani, il senatore verdiniano, che annuncia appunto la stampella a questo provvedimento e anche a quelli che verranno in futuro, la maggioranza che voterà questa riforma elettorale, secondo voi, secondo lei Fico, sarà la stessa maggioranza che si candida a governare il paese dopo le elezioni? È così? Quindi si candida a fare l'inciucio post elettorale nel Parlamento italiano e cercheranno di formare il governo. È chiaro che fanno sempre i conti senza l'oste. E chi è l'oste? Siete voi? Certo, perché alla fine gli italiani comprenderanno bene qual è lo schifo che stanno facendo in questo momento, che stanno mettendo in campo con la legge elettorale
fatta uso e consumo loro, e quindi potranno decidere anche di dare un voto in massa al Movimento 5 Stelle e gli romperemo ogni tipo di gioco. Ecco, ma se Mattarella, come io credo, alla fine non farà il passo che voi auspicate, quindi firmerà questa legge, anche perché lui dirà legittimamente è l'espressione della volontà parlamentare, il Parlamento è sovrano, ha deciso così, quindi lui non può non firmare, voi che fate dopo, il giorno dopo, dopo domani voi che farete quando Mattarella avrà già firmato la legge? Qual è la protesta che voi farete, ancora manifestazione di piazza? Peraltro oggi già ce n'è un'altra, vero? Sì, ma infatti però oggi pomeriggio alle 2:30 ci vediamo tutti al Pantheon e poi manifesteremo di fronte al Senato. Faccio un appello ancora a tutti i cittadini, che chi ci voglia raggiungere. Ma ieri c'erano quattro gatti però, o no, qui a Roma? Ma oggi è la manifestazione. Sì, però anche ieri avevate fatto già una manifestazione. No, oggi è la manifestazione principale. Quella più importante. L'abbiamo chiamata a raccolta qualche giorno fa e già andò benissimo quella fuori alla Camera dei Deputati. Ne farete altre, dice lei. Ne faremo altre, ma oggi aspettiamo i voti di fiducia, perché comunque al Senato hanno una maggioranza più risicata e vedremo. Ma non è una cosa, lo dicevamo prima con Antonio Padellaro, no? Che pure è in un giornale che guarda con simpatia alle vostre battaglie. Non, queste cose qua alla fine non rischiano di essere soltanto una rappresentazione teatrale, un po' teatrale, che alla fine non produce grandi risultati? E soprattutto secondo lei c'è davvero tutta questa voglia di mobilitarsi nell'opinione pubblica per un tema come la legge elettorale? Sì, ma io dico che la mobilitazione deve essere fatta, perché riunirsi, partecipare è sempre importante, al di là se poi si raggiunge il risultato nell'immediato. Noi non dobbiamo raggiungere per forza risultati nell'immediato, ma dobbiamo costruire una partecipazione anche nella manifestazione, nel manifestare i propri diritti e cercare di andare avanti, sì, costruendo l'Italia che vogliamo. Tante cose si sono costruite non per una manifestazione di un giorno, ma per una manifestazione in tanti anni, che poi hanno portato come priorità nell'agenda del politica del paese alcuni temi importanti. Le giro fico un messaggio di un ascoltatore, dice: sì, i 5 Stelle fanno le parlamentarie, però poi Grillo cambia gli eletti, non è la stessa cosa? Che dice, no, Genova, per caso no. Genova, penso si riferisca all'ascoltatore. Al caso Genova si riferisce. Beh, immagino io, non c'è un riferimento nel messaggio. È una prassi abbastanza consolidata. Le parlamentarie nostre sono come le avete conosciute tutti, quelle del 2013, e non è stata mai cambiata una sola persona. E non succederà. E non succederà, ma nel 99,99% di tutti i nostri voti online sono andati sempre a buon fine. Poi se ci sono state delle segnalazioni rispetto a un candidato piuttosto che un altro, stati episodi singoli, il garante può intervenire. No, sono episodi singoli, è proprio un dato matematico. Questo le volevo chiedere, lei parlava degli equilibri Renzi, Berlusconi, le elezioni in Sicilia tra 10 giorni possono scardinare questi equilibri secondo lei, alla luce di quello che succederà nelle urne? Possono dare alla Sicilia un governo totalmente diverso, possono impedire a Musumeci di portare in consiglio regionale delle persone assolutamente impresentabili. Musumeci, ricordiamo, il candidato del centrodestra. Sì, perché io voglio ricordare che Musumeci non ha controllato da nessun punto di vista le proprie liste, è una cozzaglia di liste che cerca di raccogliere voti in tutti i modi, in qualsiasi modo sul territorio, per entrare in consiglio regionale. Allora io sarei spaventato a votare questa lista. Cioè dice ci sono dei mafiosi lì in mezzo, per capirsi. C'è di tutto, l'abbiamo visto, c'è la Bindi che deve dirci la lista degli impresentabili, qual è, perché siamo veramente ai limiti della decenza, e io con persone in queste liste non mi sarei mai candidato e chiedo ai siciliani senza dubbio di non votare queste persone. Poi c'è il Movimento 5 Stelle, che ha un programma ben definito, sì, i candidati controllati, stiamo lavorando da tanto tempo. Ma vincete in Sicilia, Fico, vincete in Sicilia? Vogliamo vincere, perché la Sicilia è fondamentale per mettere anche in opera finalmente a livello regionale un piano energetico regionale, che poi si sposerà con quello nazionale. Mi sembra che non consideriate il centro-sinistra un avversario, no? Il vostro avversario è il centro-destra, mi sembra staccatissimo il centro-sinistra. Questo è un segno anche a livello nazionale, secondo lei, oppure no?
secondo me sicuramente è un segno, sarà un segnale anche a livello nazionale, perché anche in Sicilia abbiamo il candidato di MDP che è Fava e del PD che è rettore, e quindi c'è una divisione, una continua separazione, perché la verità è questa qua: prevalgono sempre interessi di parte, mai interessi di una linea comune per fare il bene collettivo tutti insieme. Questo è il grande difetto. A proposito di bene collettivo, vorrei ritornare al tema nazionale e al tema della legge elettorale. L'abbiamo già chiesto a Di Battista in questi studi, lo richiediamo anche a lei: la democrazia è in pericolo se passa questa legge elettorale, Fico? Ha un colpo, perché le ho già detto che dal 2006 il paese lotta per introdurre le preferenze e ci troveremo di nuovo un Parlamento di nominati. Non ci sarà rappresentanza, non ci sarà governabilità, quindi sarà un Parlamento fortemente a trazione non solo partitica ma di segreterie di partito, e quindi in pochi decideranno magari il destino di tutto. E l'unica opportunità che questo paese ha oggi è il Movimento 5 Stelle. A proposito di forzature, l'altra alla quale abbiamo assistito in questi ultimi giorni è stata la vicenda della Banca d'Italia, no? La mozione di sfiducia presentata dal Partito Democratico. Vedremo come andrà a finire venerdì, quando ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrà decidere, pare, la riconferma di Visco. Le chiedo subito, intanto, nel merito: voi siete contrari alla riconferma di Visco? Noi siamo contrari alla riconferma di Visco. Quindi siete d'accordo con Renzi stavolta? Ma soprattutto, non ci sarebbe alcun problema su qualche argomento ad essere d'accordo con Renzi, ma il problema è che Renzi qui si nasconde dietro a un dito. Dopo che è stato segretario del PD tanti anni, poi riconfermato, poi Presidente del Consiglio, sulle banche, sulla vigilanza di Banca d'Italia non ha mai detto quindi è fuori tempo massimo, fuori tempo limite. Nessuno crede oggi a Renzi rispetto a quello che sta dicendo e facendo, se quando poteva non l'ha fatto. Però voi Visco non lo riconfermereste? No, voi siete contro la riconferma? Non lo riconfermeremo. È molto più coerente in questo caso Gentiloni, che ha pensato e ha detto sempre la stessa cosa, rispetto a Renzi che oggi fa il carpiato doppio. Un'altra cosa che voglio chiedere: difensore dei risparmiatori, quando non è mai stato un solo giorno in cassa con noi a difendere i risparmiatori, a partire da Banca Etruria finendo a Montepaschi di Siena. Sì, l'altra questione riguarda, a proposito del tema Banca d'Italia, il ruolo della sottosegretaria Maria Elena Boschi, no, che voi avete già presentato a suo tempo la mozione di sfiducia quando si impose il caso del suo conflitto di interessi. Adesso c'è la sfida che vi lancia la Boschi, dice Di Maio, vediamoci per un confronto TV. Di Maio scappa però. Mi state sottraendo, sì sì, va bene, però facciamola davanti a una sede della Banca Etruria in una piazza, è come dire non ci sto. No, noi abbiamo avete detto paura? Sì a qualsiasi confronto TV, senza alcun problema su questo, e chiaramente subito dopo i giornalisti hanno iniziato a dire lo facciamo. Ma no, non se la prenda con i giornalisti, non se la prenda con i giornalisti. No, ma io non me la sono... Sono tranquillissimo da questo punto di vista, dico solo che poi molti giornalisti nei loro salotti vogliono fare un confronto di questo tipo, esclusivamente per share e così via. Se ci fosse una sede buona per fare un confronto del genere sarebbe bene. Non ottimo. Scappate, siamo sicuri che non scappate? Gianni, lo so benissimo, siamo sempre a fare qualsiasi confronto, e soprattutto noi non dobbiamo confrontarci o scappare dalla Boschi, figuriamoci, lascia il tempo che trova. Quindi possiamo aspettarci anche un confronto in campagna elettorale del candidato premier Di Maio con altri candidati? Noi siamo, questo le dico proprio con l'onestà intellettuale massima, sempre con le persone, giriamo l'Italia, parliamo con tutti, e quindi quando tu non devi scappare dai cittadini vuol dire che questi 5 anni hai lavorato bene, l'affetto è generalizzato, quindi sinceramente della Boschi me ne frego proprio. È esagerato. Dovreste farlo un confronto, perché sarebbe interessante per scendere anche un po' nel merito, nei dettagli. Li faremo tutti, per capire, in campagna elettorale secondo lei Luigi confronti che servirà a fare, cioè per esempio non so, Di Maio potrebbe fare un confronto TV con Renzi, Berlusconi, gli altri candidati a presidente del Consiglio? Ma mica qui parliamo di un incontro di box
alle 20:30 del giorno tot si sfiderà Tyson con i... non funziona questo così. Noi dobbiamo riuscire a far parlare il paese dei temi, a dibattere, capire perfettamente qual è il nostro programma. Tra l'altro si è candidato ad ospitare questo incontro un artista, e cioè Bruno Vespa, no? Qui volevamo arrivare. Ma è candidato un grande artista. Ma lei è preoccupato per come l'informazione, soprattutto del servizio pubblico, affronterà questa campagna elettorale? Io ho già fatto un appello e una raccomandazione fortissima al presidente del Consiglio di Amministrazione Monica Maggioni, l'ho fatto in vigilanza RAI, ponendo già da ora la massima attenzione alla pluralità dell'informazione, alla pluralità della presenza dei candidati futuri dei partiti politici, e il servizio pubblico deve essere centrale in questa campagna elettorale. Ma finora com'è stato secondo lei? Finora com'è stato secondo lei? Troppo morbido con il governo, con la maggioranza, vede una deriva, diciamo? Noi abbiamo avuto in un periodo un problema grosso. Il problema grosso è stato il TG1 soprattutto con Renzi, che allo stesso tempo era presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico, e il governo aveva cifre di tempo all'interno del TG1 enormi, non degne di un paese civile. Oggi siamo a livelli più bassi. Le chiedo ancora una cosa da presidente della commissione di vigilanza RAI: gli stipendi per gli artisti e non solo sono soldi ben spesi da parte della RAI, visti i risultati? Ovviamente facciamo nome per tutti, Fabio Fazio, però non è una cosa ad personam, in generale. No, ma in generale si può pagare un artista un po' di più per cercare di portare un valore aggiunto alla trasmissione, però... al servizio pubblico. Nello stesso tempo dico che i nomi che circolano sono sempre gli stessi, e secondo me si potrebbe investire su delle risorse nuove. Questa è una mia opinione personale. Cioè Fabio Fazio viene pagato troppo per i risultati che porta adesso. È una mia opinione personale. Io non entro nella scelta editoriale, perché la RAI deve essere indipendente, quindi se hanno fatto delle scelte va bene, poi giudicheremo a fine anno i risultati, non si possono giudicare in una manciata di settimane. Però il punto centrale di questa vicenda è che il Parlamento con grande forza è riuscito a mettere il tetto agli stipendi del 40 anche in RAI, e questo lo voglio dire a tutti perché è un risultato storico. Ora ci sono delle persone che per aggirare il tetto prendono più di 2,40, però fanno il contratto artistico, e uno di questi è Bruno Vespa, è diventato un grande artista. Allora i grandi artisti secondo me non devono intervistare i protagonisti della vita politica durante la campagna elettorale, durante la par condicio, non dico prima ma durante. E invece lui vuole ospitare il confronto tra Di Maio e la Boschi. Senta, a proposito di Di Maio, ancora una curiosità, poi ci salutiamo. Abbiamo detto prima, rapporti talvolta un po' conflittuali, l'abbiamo visto in occasione della candidatura a premier dello stesso Di Maio. Lei continua a ripetere che comunque lui non è il capo del partito. Su questo continua ad esserci un equivoco, nel senso che... No, nessun equivoco, perché anche l'idea del capo di un partito, un'idea che hanno portato i partiti politici all'interno del dibattito, perché è stata inserita questa idea di capo politico nella legge che si chiamava Porcellum. Quindi quando abbiamo presentato le liste nel 2013 dovevamo inserire un capo. Ma fu Grillo a dire che il candidato premier è il capo politico, è stato Grillo a dirlo. No. Sì, però le dico che è un articolo della legge Porcellum che è stato riportato anche in questo purtroppo credo Rosatellum, c'era anche nell'Italicum, quindi alla fine abbiamo un capo politico che è anche il candidato premier e che farà tutte le cose che andranno fatte, la presentazione della lista, il coordinamento del programma, le cose che sta facendo in questo momento Luigi molto bene. Ma quindi siete d'accordo su questo? Lui comunque non è il capo politico del movimento, avete raggiunto questo accordo? Io sono d'accordo a parlare di contenuti, di cercare non di parlare di cose che
sono davvero inutili, ma io e Luigi insieme a tutto il movimento parliamo di contenuti. Luigi in questo momento, in questi giorni, è stato in Sicilia a parlare con gli agricoltori, i pescatori, insieme a Giancarlo Cancelleri. Stiamo facendo un lavoro sul territorio straordinario. Questa è la verità, questa è la verità. Io non conosco il programma di Musumeci, non conosco il programma del PD, conosco il programma nostro e so che è un programma serio, intelligente, che guarda non a domani, ma guarda al futuro. Vedremo come andrà, vedremo come andrà. Però intanto, se passa questa legge elettorale, sarà un percorso in salita per voi. Lo dico a tutti i cittadini: se passasse questa legge elettorale, noi saremo ancora più forti di prima, perché il cambiamento, quando è presente nel paese, non può essere modificato da una legge elettorale o fermato da una legge elettorale. Il cambiamento comunque andrà avanti e chi pensa il contrario è un pazzo. Va bene, Roberto Va bene, Fico, grazie, grazie Fico. Un sì o un no, un sì o un no, il Napoli vince lo scudetto? Devo mantenere una scaramantia. Va bene, va bene. È più facile che vince il Napoli lo scudetto o il Movimento 5 Stelle le elezioni? Domanda classica. No, vincerà la Juve lo scudetto. Ah, va bene, previsione. Va bene, grazie. Grazie Roberto Fico. Buona giornata.